Bene, avevo qui presenti a quanti sono in collegamento via internet ed un cordiale benvenuto. Iniziamo le letture. Per il battesimo del Signore. Nonché ultima festa del tempo di Natale. Iniziamo con il canto. Un solo Signore, una sola fede. Un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Questo canto sarà con il ritornello cantato e le quattro strofe parlate, recitate da mia mamma. Il ritornello cantato lo farò io. Iniziamo il canto. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Chiamati a conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace, cantiamo e proclamiamo. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Chiamati a formare un solo corpo, in un solo spirito cantiamo e proclamiamo. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Insieme? Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Allora, con questa mattina concludiamo le letture natalizie di questo anno 2022-2023, o meglio, Natale 2022-2023. Bene, sono stati dei giorni molto belli in vostra compagnia. E ora con queste letture terminiamo il tempo di Natale. Signore mandato dal Padre per liberarci il suo cuore ricco di misericordia. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie. Cristo, servo fedele che ci hai donato te stesso per salvarci dal nostro peccato. Criste, Criste, eleison. Criste, Criste, eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, ci doni la forza del tuo Spirito Santo.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Tutti insieme. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Così dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità e non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apri gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri e dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Insieme. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. La voce del Signore sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano,
Del cielo il Signore siede re per sempre. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza di Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Si aprirono i cieli, e la voce del Padre disse: questo è il Figlio mio, l'amato. Questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E una voce dal cielo disse: questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Allora, cari amici, come promesso, prima del canto finale facciamo il ringraziamento, perché è giusto, secondo me, ringraziarvi, cari amici del canale di YouTube. Grazie davvero a tutti di cuore per questa partecipazione a tutte le letture natalizie. Sono stati dei mesi veramente pieni di lavoro, anche perché il vero lavoro
sul mio canale YouTube è iniziato il 27 novembre scorso con la prima domenica di Avvento. Abbiamo posizionato la zona del presepe, come ben sapete, e abbiamo durante le quattro settimane di Avvento abbiamo preparato il presepe. La quarta di Avvento, quindi il 18 novembre scorso, abbiamo terminato di costruirlo e il 24 dicembre a mezzanotte abbiamo messo il penultimo pezzo del presepe, ovviamente composto da Gesù bambino. E proprio l'altro ieri, il 6 di gennaio, abbiamo messo l'ultimo pezzo, che sono stati proprio i Re Magi, che hanno fatto sì che la celebrazione del Santo Natale con l'Epifania quasi terminasse. Infatti c'è un detto che sinceramente da un po' di anni lo sento, che dice: l'Epifania tutte le feste porta via. Forse questo potrebbe essere abbastanza vero, ma non è vero per la Chiesa, in quanto la Chiesa l'ultimo giorno solenne è proprio oggi, con il battesimo di Gesù. E allora noi vogliamo ringraziare ancora una volta il Signore Dio per il dono che ci ha voluto fare di Gesù. Grazie a questo dono immenso, noi oggi possiamo dire di essere pronti per una vita nuova. Il Signore si è sacrificato per noi e grazie a questo suo sacrificio noi adesso siamo persone che possiamo sempre chiedere l'aiuto di Dio, e grazie a Gesù con la resurrezione possiamo dire di avere veramente la salvezza. Certamente nella nostra vita dobbiamo comportarci in una certa maniera, però se noi ci comportiamo normalmente, il Signore ci ascolta ed è felice. Allora, anche mia nonna voleva farvi i complimenti e ringraziarvi per tutto il tempo che voi ci avete usato per noi, per ascoltare le letture e tutti i momenti di preghiera. Io mia nonna la ringrazio sempre perché mi dà sempre una mano con le letture, quindi nonna, grazie ancora una volta per tutto questo tempo di Natale che mi hai dato anche una mano per tutte le letture. Grazie a te, lo sai che lo faccio sempre volentieri. Hai detto che volevi fare un saluto e un ringraziamento a tutti. A tutti quelli che ti stanno ascoltando. E ti danno forza. Sì. Andare avanti a continuare questo tuo cammino. Bene, e adesso, cari amici, terminiamo allora queste letture del Santo Natale. La telecamera verrà portata dal presepe e ora ci rivolgeremo per l'ultima volta, perché da questa sera, per quest'anno è finito il Natale, da stasera il presepe verrà tolto e allora ci rivolgiamo ancora una volta al presepe cantando tutti insieme a Betlemme di Giudea. Allora. Allora, dovrebbe stare in piedi. Ok. Cantiamo tutti insieme a Betlemme di Giudea.
Betlemme di Giudea una luce si levò nella notte sui pastori. Scese l'annuncio e si cantò Gloria in excelsis Deo. Paglia, figlio del Padre e Dio con noi, Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi. Questo momento di preghiera passati insieme, vi ricordo che da domani 9 gennaio parte il tempo ordinario, lo ricordo ancora, il che significa che le letture di tutti i giorni non ci saranno più, ma ci saranno soltanto le letture ogni domenica, solo durante la domenica, oppure nei giorni feriali solo in presenza di santi in cui le memorie sono obbligatorie. Bene, allora ecco un'altra cosa che dimenticavo. Ricordo per chi volesse che, come ben sapete, io oltre a questo canale qui ne ho un altro che mia nonna anche conosce bene, il canale della cappella. Vi ricordo che questa sera, dato che oggi è l'ultima festa di Natale, ricordo che questa sera alle ore 18, quindi le 6 della sera, per chi volesse, sul canale che trovate il link in descrizione ci saranno i vespri del battesimo di Gesù. Chi volesse vederli alle ore 18 sul canale della cappella, i vespri del battesimo di Gesù. Grazie a tutti, buon fine Natale, ecco perché da domani si ricomincerà, diciamo, il solito tran tran, scusate il termine. Infatti noi ragazzi, i bambini ritorneranno a scuola, gli adulti ricominceranno a lavorare e infatti per la Chiesa domani ricomincia il tempo ordinario, il tempo in cui non succede niente di particolare. Bene, allora grazie a tutti, buona domenica a tutti e ci vedremo allora nei prossimi giorni. Buona giornata a tutti. Arrivederci.